Il movimento Emmaus nasce in Francia nel 1949, dall'incontro tra l'abbé Pierre, sacerdote e partigiano, con Georges, un ergastolano, che dopo 20 anni di carcere, disperato, tenta il suicidio. A Georges, che non ha più alcun motivo per vivere, l'abbé Pierre non offre facili soluzioni o assistenza. L'abbé chiede a Georges di lavorare con lui per costruire case per i tanti che in quel momento in Francia non avevano più un tetto. È così che nasce la comunità Emmaus, che col lavoro dei poveri e non con l'elemosina dei ricchi può ristabilire una giustizia del mondo. L'abbé Pierre ha detto: «La miseria giudica il mondo e rovina ogni possibilità di pace. Per questo lo sradicamento della miseria è il primo punto della lotta del movimento in tutto il mondo». A distanza di quasi 70 anni dalla sua nascita, il movimento Emmaus comprende oggi più di 350 gruppi e comunità sparsi in 37 paesi del mondo. In Italia sono presenti 19 gruppi Emmaus distribuiti in 7 regioni. Il lavoro delle comunità di tutto il mondo consiste, ove possibile, nel recuperare tutto ciò che viene buttato via dalla nostra società del consumo e dello spreco. Ad ogni oggetto recuperato si cerca di ridare valore e dignità. I mercatini della solidarietà permettono alle comunità di essere autosufficienti. Emmaus non è un ricovero. Non ci sono né assistenti né assistiti. Emmaus è una proposta di vita. Si lavora e si vive insieme e si lotta contro le ingiustizie. Emmaus è un movimento non violento e ogni comunità o gruppo deve essere libero e indipendente da ogni movimento ed istituzione politica, amministrativa e religiosa. Emmaus Italia, in linea con il movimento internazionale, fonda la sua esistenza su pochi punti condivisi da tutti coloro che accettano l'invito dell'abbé Pierre. Accoglienza, vita comunitaria, lavoro, solidarietà e lotta non violenta alle cause di miseria e sofferenza. Emmaus è aperto a tutti, senza distinzioni o discriminazioni. Le persone che chiedono di entrare in comunità vengono accolte al di là del proprio passato e del proprio credo politico o religioso. Gli viene proposto di condividere una vita comunitaria semplice e dignitosa e di collaborare con il proprio lavoro al proprio mantenimento e al sostegno di iniziative di solidarietà e condivisione in Italia e nel mondo. Ma Emmaus non è un'isola. Il movimento non resta mai chiuso all'interno delle proprie comunità. I campi di volontariato a livello nazionale e internazionale nascono proprio per permettere a quanti lo desiderano di vivere e sperimentare anche temporaneamente l'esperienza Emmaus e i suoi valori di accoglienza, condivisione, solidarietà e lotta non violenta. La solidarietà non è dare, ma agire contro le ingiustizie. Zuppa, ma de mande c'hai e mucca ti dai camarel a conicelles. Oi, oppa zuppa, ma de mande c'hai e mucca ti dai camarel a conicelles.